Buongiorno amici e amiche, siamo questa mattina all'Ordine dei giornalisti di Napoli, storie di un grande amore per i bambini, una mostra fotografica straordinaria. Sentite le voci di dentro che fra poco saranno i nostri microfoni e soprattutto parleremo di occhi, occhi che parlano. Seguite il servizio. Assessore, si è parlato tantissimo degli occhi di questi bambini. Io le voglio fare una domanda un po' provocatoria. C'è un po' di strabismo della politica rispetto a queste problematiche? Ah, sono perfettamente d'accordo con lei. Non è polemica, anzi è una buona interpretazione della metafora. In realtà noi guardiamo ai bambini e alle bambine con grandi retoriche. Siamo sempre retoricamente pronti a dire che prima di tutto ci sono i diritti dei bambini all'istruzione, c'è il diritto al gioco e esiste una convenzione per l'infanzia che per il 70% è ancora in evasa. C'è un tema chiave che in moltissimi paesi del mondo si guarda per esempio al tema dell'emigrazione solo dal punto di vista degli adulti e non della salvezza possibile per i bambini. Quando poi un piccolo come Alan muore su una spiaggia, allora ci commuoviamo tutti. Fare in modo che lui non debba partire e morire e fare in modo che se riesce ad arrivare vivo venga accolto in condizioni che noi pretendiamo per i nostri figli, ecco, quello significa occuparsi veramente dell'infanzia. Quindi c'è proprio necessità della politica, mi stai dicendo? C'è necessità anche di mostrare alla politica quello che manca, per questo una mostra come Bimbi Sperduti è importante. C'è necessità di favorire anche le politiche, le micro politiche sui territori, perché se io ho più centri e non ho bisogno ovviamente di mantenerli con difficoltà, ma vengo incentivata a creare politiche per l'infanzia, questo vale per l'ente locale, per l'ente regionale, vale per l'ente nazionale, vale per la Repubblica Italiana. E soprattutto se quello che i bambini e le bambine hanno viene tutelato, perché ciò che è accaduto nell'ultimo anno per esempio sulle scuole è terribile, sono luoghi dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, sono stati i primi ad essere chiusi e gli ultimi ad essere riaperti e questo non va bene, perché vuol dire che in realtà l'attenzione che hai all'infanzia è un'attenzione retorica e non reale. Immagini soprattutto che parlano, danno voce a chi voce fino adesso non ha avuto, stiamo parlando di bambini, quindi un tema abbastanza importante. Sì, è un tema importante perché molti non sanno chi è un bambino. Noi del CONADI abbiamo sempre detto il bambino è colui che non ha chiesto di venire al mondo e di conseguenza è un nostro dovere. Noi diciamo è sempre un illustre invitato e di conseguenza il bambino ha bisogno del nostro aiuto. E grazie a questa nostra mostra, diciamo questi, io ho detto siamo i magnifici tre perché vogliamo dare un messaggio ben preciso alla gente. E la situazione, per esempio, io vivo la mia parte della mia estate in Niger, ecco perché le mie fotografie sono quelle dei bambini africani, e lì la situazione è drammatica. I bambini, però c'è il bello che questi bambini stanno sempre a sorridere, anche se le cose vanno malissimo. I bambini stanno sempre a sorridere e stanno lì a guardarti e mi chiamano Malamurna. Malamurna significa il signore della gioia. Allora, i bambini non solo quelli africani, in realtà ci sono parecchi bambini che in questo periodo soffrono. L'innocenza, come diceva Umberto, sorridono sempre, sorridono anche soffrendo e quindi era giusto e doveroso. Cioè, dobbiamo ripuntare l'attenzione sui bambini. Io sono la curatrice dei disegni, i disegni che hanno preso ispirazione dalle fotografie di Paola Bruno. Io ho trasformato quegli occhi di cui si parlava prima negli occhi di altri bambini, di altre razze, di altri colori, perché in realtà lo sguardo di quei bambini sofferenti è sempre lo stesso. Noi siamo abituati a vedere magari i bambini africani che soffrono
e magari non ci colpisce più. Mentre vedere un bambino, diciamo un nostro nipotino, che piange semplicemente, ci commuove. Questa cosa è un po' brutta perché in realtà i bambini sono tutti uguali, sembra una banalità, ma in tutti loro vedo lo stesso sguardo. Io ho proprio tradotto lo sguardo che vedevo nelle fotografie, nei miei disegni, ma avendo semplicemente un altro colore, un'altra nazionalità, ma in realtà erano sempre gli stessi bambini. Io da lei voglio solo un aneddoto su questa organizzazione veramente meravigliosa, veramente che ricorda, immortale, il dolore ma anche la gioia. Sì, come diceva una delle nostre artiste, gli occhi, il filo conduttore nostro sono stati gli occhi, questo sottile filo conduttore degli occhi, degli sguardi, e abbiamo pensato di aggiungere le prospettive, i colori della fotografia, la fotografia in bianco e nero con la sua drammaticità e i disegni, per far capire che i bambini in Italia o nella lontana Africa stanno soffrendo oggi più di ieri, e non dobbiamo abituarci al dolore dei bambini. I bambini soffrono in silenzio ma aspettano che noi arriviamo ad aiutarli. Grazie. Un mondo difficile per gli adulti, per i bambini è quasi impossibile, non si fa quasi nulla, dalle amministrazioni comunali fino ai grandi stati. Questo è il dramma che noi viviamo quotidianamente, cioè notiamo un nostro abismo umanitario poco attento a quello che è il futuro, il nostro futuro che è rappresentato dai bambini rispetto a quello che è l'attuale della classe votante. Io dico, pensiamo più a quelli che votano che a quelli che ci voteranno.